Lezione di legalità questa mattina nell'aula Falcone Borsellino del liceo Verga di Adano, a pochi giorni dal 20° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Un incontro che ha coinvolto gli studenti adaniti che hanno potuto ascoltare anche la testimonianza di uno degli imprenditori siciliani che ha avuto il coraggio di ribellarsi al racket, Mario Caniglia, uomo semplice, contadino di Scordia, che ha sfidato l'arroganza dei mafiosi che volevano i suoi soldi guadagnati col sudore. Io sono un uomo libero. Ha detto con orgoglio Caniglia, io ho ancora la mia dignità perché non pago il pizzo. Con lui al liceo Adanita anche il questore di Catania, Antonio Cufalo, la presidente dell'associazione antiracket e antiusura Etnea, Gabriella Guarino, il dirigente del commissariato di polizia di Adrano, Gabriele Rigregni, e poi docenti e studenti e i ragazzi del comitato per la legalità organizzata, costituitosi recentemente ad Adrano per accendere i riflettori appunto sulla legalità. Questo comitato è nato per poter parlare di legalità. Siamo entrati nelle scuole perché l'obiettivo è sensibilizzare i giovani a questi temi, in particolare il tema della paura, cioè il superamento della paura è importantissimo per combattere questo cancro che si chiama mafia, che sta mandando in metastasi la nostra Sicilia. Signor Questore, quanto è importante che si parli di legalità, soprattutto nelle scuole? È importantissimo, intanto perché questi gli studenti rappresentano le nuove generazioni. Quindi tutto ciò che oggi semina va nella direzione di una speranza prospettica nella quale abbiamo il dovere di confidare. Credo che ci siano le condizioni, visto la soglia di attenzione che abbiamo avuto modo di verificare, per sperare in un futuro migliore. Perché è importante che in tutti i comuni ci sia un'associazione anti-racket, perché purtroppo non c'è in tutti i comuni. È molto importante perché l'associazione anti-racket in un comune fa da presidio contro il racket, contro l'estorsione e per la legalità. Può dare una mano agli imprenditori, può consigliarli, può aiutarli a capire quali sono i segnali sbagliati e come uscirne fuori se per caso già si è cominciato a pagare. Io devo premettere che ogni anno, in qualsiasi istituto io mi sia trovato, ho ritenuto doveroso ricordare il 23 maggio la strage di Capaci e, ricordando la figura di Falcone, ricordare tutte le vittime della mafia. Ecco, per me questo è un momento importante, sia dal punto di vista civico che dal punto di vista educativo. Penso che la scuola deve farsi sempre promotrice di queste iniziative perché i ragazzi, più che ai discorsi, ecco, credono nelle testimonianze e nel ricordo di questi uomini, trovano la fiducia di credere nelle istituzioni. Una delle testimonianze importanti è sempre quella del signor Caniglia, che a Scordia, diciamo, ma non solo in tutta la Sicilia, è ormai diventato il simbolo della lotta al racket. Quanto è importante che un imprenditore, insomma, un operatore commerciale, dica no agli estortori? Sì, oggi si può dire di no facilmente perché vede chi denuncia non viene più lasciato solo. Oggi ci sono le associazioni anti-racket che ti stanno vicinissimo, non ti lasciano solo, ma soprattutto le istituzioni. E qui l'esempio è evidente, la mia persona. Io denunciai nel 98 e da allora non sono stato lasciato solo neanche per un istante. Denunciare è una scelta e ognuno fa la propria scelta. Io con la mia scelta ho fatto la scelta di essere un uomo libero e tale sono rimasto, perché vede, se io avessi pagato una sola lira avrei perduto la mia libertà, ma soprattutto la mia dignità, perché vede, chi paga il pizzo è un uomo senza dignità e perde la dignità. E a lungo andare le dico che diventerà o un prestanome o un fallito. E agli imprenditori che continuano a pagare il pizzo, oggi cosa intende dire? Guardi, non è mai troppo tardi, denunciate, perché oggi chi denuncia, addirittura io le dico che le conviene denunciare, perché c'è una legge che è la 4499 fatta da noi associazione anti-racket che dice, lo spirito della legge è questo, in parole semplici, l'assicurazione che ti vogliono fare i mafiosi pagando il pizzo, te la faccio io, Stato, gratuitamente. Più convenienza di questa non esiste, perché se il commerciante gli dovrebbero bruciare il negozio denunciando, lo Stato glielo ricostruisce meglio di prima.
e ne abbiamo visto degli esempi. Andrea Vecchio gli bruciarono il scavatore, a distanza di 15 giorni lo Stato gli comprò il scavatore nuovo. Quindi denunciare conviene, insomma. Sì, oggi sì, perché oggi ci sono i mezzi.